Stiamo tutti vivendo momenti molto difficili a cui non eravamo preparati. I teatri e le orchestre del nostro paese non sono da meno. Devono far fronte a una situazione anomala e come sempre si fa appello alla volontà, alla capacità di reagire, anche in questo caso. Purtroppo e per fortuna, teatri e luoghi dove si fa musica sono luoghi di grande fragilità e al tempo stesso di grande potenza. La fragilità è quello che ci rende diversi e necessari al benessere di una collettività e di un territorio. Sono luoghi di aggregazione per definizione, non solo perché per fare teatro e per fare musica bisogna essere in più di uno, per suonare, cantare, danzare, esibirsi su un palcoscenico, ma anche perché lo si fa per un pubblico. E il pubblico sappiamo che quanto più è numeroso, tanto più contribuisce all'esito di un risultato, di uno spettacolo, di un concerto. In queste settimane non possiamo, noi come toscanini, come nessun'altra istituzione culturale, teatrale, musicale del paese, aprire le porte al pubblico. Però vogliamo dare un messaggio di vitalità, di speranza e anche di attenzione rispetto non solo al nostro pubblico che sta perdendo molti diversi importanti appuntamenti che erano stati pensati dalla Toscanini per Parma 2020 e per la sua stagione, ma anche a tutto il nostro territorio, a tutti i cittadini di Parma e delle province della nostra regione, ma anche di tutta Italia. Ed è per questo motivo che abbiamo pensato di reagire a modo nostro in questa situazione di difficoltà, organizzando due esibizioni, due concerti che saranno oggetto di una ripresa streaming in diretta per venerdì sera alle 20:30 e per sabato alle 17 sulla piattaforma Facebook e poi saranno caricati anche su piattaforme di YouTube e di Instagram. Abbiamo pensato a due programmi molto popolari che portano anche un messaggio di speranza e di conforto, perché la musica ha anche lo scopo di portare conforto, di portarlo a tutti noi, e a coloro soprattutto che in questo momento sono magari obbligati a stare a casa. Venerdì sera alle 20:30 il maestro Titta Rigon, sul podio dell'orchestra della Regione Emilia-Romagna, Arturo Toscanini, dirigerà il concerto per pianoforte e orchestra numero 12 in La maggiore di Mozart, preceduto dall'Ouverture delle nozze di Figaro. Sabato 7 marzo alle 17, ancora un programma con un'ouverture, questa volta di Rossini, da Signor Bruschino, e la Sinfonia di Mendelssohn, l'italiana. Sono due occasioni dove il messaggio di vicinanza, di reazione, di sensibilità rispetto al momento prende il sopravvento, diciamo la supremazia rispetto alla qualità artistica della performance in senso stretto, naturalmente perché suonare in una sala vuota, in una sala prove, anziché nel nostro auditorium, è già di per sé una condizione penalizzante, anche solo psicologicamente. E poi, naturalmente, come tutti, dobbiamo far fronte, dobbiamo rispettare le direttive delle ordinanze vigenti. E quindi, per la tutela di tutti i nostri musicisti, abbiamo dovuto distribuire l'orchestra in una distribuzione, in un assetto del tutto anomalo, con gli strumentisti, come prescrive la direttiva, distanziati, secondo quanto le norme richiedono. Questo naturalmente non è la circostanza ottimale per la migliore resa acustica. Naturalmente fare musica, specialmente questa musica, significa farla in una dimensione cameristica, di ascolto, di prossimità. Ma io ringrazio i nostri musicisti che hanno perfettamente compreso il senso di questa iniziativa e conto anche sulla benevolenza del pubblico, perché possano apprezzare il gesto della Toscanini, dei suoi musicisti, di tutti i suoi lavoratori e vivere questo dono, questo omaggio come un cenno di speranza e un gesto che possa aiutarci tutti a vivere meglio questi momenti. Grazie e buon ascolto.